Nel nostro ultimo appuntamento di stagione regolare contro Reggio Emilia abbiamo, secondo me, regalato una grande partita, una grande prestazione a tutti i nostri tifosi e di questo siamo molto contenti. Abbiamo giocato veramente bene, solidi, grande faccia, grande intensità. 20 minuti in cui abbiamo sofferto, in cui abbiamo un pochino pagato alcune situazioni di inesperienza, però l'atteggiamento era quello giusto. Dopo l'intervallo ci siamo un pochino puliti le lacrime perché erano tutti lì a piangere, perché quello mi tira di qua, quello non fischia una cosa, quell'altro mi spinge, ci siamo un attimino resi conto che il basket in Italia e in Europa è questo, bisogna soffrire e resistere anche quando si pensa di aver subito un'ingiustizia. Siamo usciti fuori con un grande carattere, con un grande atteggiamento e abbiamo continuato a soffrire, ma con dei risultati poi in campo molto, molto più consistenti e importanti. Abbiamo rotto la partita con un grande terzo quarto e niente, sono molto contento perché questa squadra oggi ha un grandissimo atteggiamento e un grandissimo spirito. Senza Malik Wentz, che è stato male e sta tuttora male, e con Brandon Davis rimasto un pochino nelle sabbie mobili di questa partita, siamo riusciti a trovare energie e risorse veramente straordinarie. Faccio complimenti a tutti i ragazzi, veramente si sono meritati questa grande standing ovation di tutto il palazzo e siamo orgogliosi di aver finito il campionato, la stagione regolare con questa grande partita.